Bella raga, io sono Marco Feudale e sono un liutaio. Benvenuti sul mio canale YouTube Feudo Music, dove di solito parlo di liuteria. Potete trovarmi anche su Docety, dove parlo sempre di liuteria, ma in maniera molto più approfondita e ovviamente sotto compenso. Lì potete trovare del videocorsi a pagamento, potete seguire dei seminari, ovvero ora come li chiamano Docety Class, oppure prenotare con me delle lezioni private. E il mio obiettivo lì è insegnarvi ad essere un liutaio, quindi una preparazione a livello professionale, non sono i video tutorial di YouTube. E proprio di questo vorrei parlarvi oggi. Ora, ho ricevuto questo commento, che in realtà è abbastanza interessante, e purtroppo non ho capito se intende essere provocatorio oppure una legittima domanda, perché purtroppo da YouTube non si capisce molto bene il tono, perché non capisce il tono di voce, però per come è posto, insomma, non so, io però lo prenderò come effettiva domanda seria. Quindi, commento di Eugenio Moccia, e lui mi chiede: scusa, ci sono i corsi di Frudua e su YouTube decine di video di liutai americani che spiegano per filo e per segno come fare e che strumenti utilizzare. Perché bisognerebbe comprare i tuoi videocorsi? È una domanda interessantissima. Perché effettivamente uno dovrebbe comprare i miei videocorsi o magari quelli di qualcun altro, perché il discorso secondo me vale pure per gli altri. Perché i miei? Perché quelli dell'altri, se ci sono le cose gratis su YouTube? Cominciamo a parlare di Frudua, mettendo due parole proprio al volo. Allora, Frudua lo conosco poco, perché ho visto tempo fa un video, penso fosse suo, in cui lui scartavetrava un manico di una chitarra, un manico laccato, e diceva no, perché così poi è più scorrevole. Da là, diciamo, mi ha un po' traumatizzato, quindi ho detto no, vabbè, video di questi non di questo non mi interessano. Poi immagino sia migliorato come liutaio, però i video di Frudua, se tu ci fai caso, le risorse a pagamento sono costose, e pure lui si fa pagare un bel po', insomma. E perché comprare i miei? Beh, i miei sono un'alternativa che può essere più economica o comunque più conveniente, diversa semplicemente, perché io invece di farti un corso completo a 2000 euro ti faccio i videocorsi sui singoli argomenti, ma poi puoi fare delle lezioni private e comodamente seduto sul tuo divano, e io invece in laboratorio, perché ho un computer giù in laboratorio proprio per fare queste cose, ti spiego come fare determinate cose, e pure io le spiego ovviamente a pagamento, è chiaro. Chiaramente, come tu potresti comprare un corso di Frudua, per me potresti comprare il mio, perché hanno la stessa validità. Sono chiaramente metodi diversi, perché la liuteria di per sé non è solo una scienza, ma è anche un'arte. E quindi chiaramente ognuno interpreta alcuni metodi di lavorazione, metodi per eseguire lo stesso lavoro in modo diverso. Quindi magari io faccio una cosa in modo diverso rispetto a lui, perché semplicemente mi ci trovo meglio o è più adatta al mio modo di lavorare o alle mie possibilità o esigenze. È un'alternativa, se ti interessano i suoi, bene, ti compri i suoi, se no, se invece i suoi non ti convincono, magari i miei sono più un pochino più abbordabile a livello di costo, ti vieni a prendere i miei, perché mo, per esempio, un videocorso sulla manutenzione, di cui c'è anche l'anteprima qui su YouTube, costa 20 euro. Frudua ce l'ha qualcosa da 20 euro? Non lo so, perché magari tu sai già come eseguire molti lavori e quello non ti interessa farlo. Cioè non ti interessa rifarli e spiegare tempo e soldi, magari ti vuoi prendere soltanto un determinato argomento, ti vuoi vedere quello. Come ho fatto io, tra l'altro, io ho imparato così, seguendo corsi o studiando determinati argomenti specifici, perché mi era molto più adatto ai miei orari, siccome ho fatto questa cosa durante l'università, perché io sono laureato in biotecnologie, oltre che appunto fare il liutaio. Poi, tra l'altro, io dubito che Frudua te faccia lezioni private uno a uno, a 25 euro l'ora. È vero, è una lezione a livello telematico, ma ti posso assicurare che è abbastanza completa, perché non solo io ho la possibilità di farti vedere un immenso numero di lavori proprio in diretta, e quindi tu hai possibilità di farmi domande in diretta, e quindi io ti spiego esattamente quello che mi hai chiesto, ma io ho anche la possibilità di farti vedere le cose in laboratorio in diretta, e questa non lo so se Frudua, senza andare lì di persona, te lo fa. E tra l'altro sono corsi di più persone, sono raramente corsi singoli uno a uno,
e quindi lui si concentrerà su più persone, la qualità dell'insegnamento ne risente chiaramente. E quindi c'è questo discorso da considerare. Poi tra l'altro, se tu non hai capito qualcosa nei miei videocorsi, mi puoi contattare privatamente su Docet, io ti rispondo quasi subito. A voglia ti ha fatto rispondere a Frutua, cioè, capito? È quello il discorso. È una cosa diversa e offro delle cose diverse, chiaramente con dei compromessi, perché non sarai fisicamente qui nel mio laboratorio o comunque nel mio laboratorio, non qui esattamente, perché questo non è il mio laboratorio, chiaramente, a parlare di liuteria. Ora, tu poi mi dici, chiaramente, cioè, giustamente dici, ci sono decine di video di liutei americani, americani io penso intenda che parlano in inglese, quindi anche britannici, perché io uno dei più grossi che conosco è Crimson Custom Guitar, loro sono quelli che spiegano più roba in realtà, che spiegano per filo e per segno come fare e che strumenti utilizzare. Mo tu non spieghi che, però immagino in generale come fare un liutaio, perché appunto bisognerebbe comprare i miei videocorsi. Ma allora perché dovresti comprare pure quelli di Frutua? Cioè, ci sono le risorse gratuite, tutto che ti spiegano tutto, allora perché comprare quelli di Frutua? C'è un po' una contraddizione, capisci? Il motivo, te lo dico molto semplice, è perché non ti spiegano tutto. I video su YouTube non ti spiegano tutto per filo e per segno. Può sembrare così, ma nel momento in cui tu metterai le mani su una chitarra o metterai le mani su un pezzo di legno che fa una chitarra, vedrai che c'è sta un sacco di roba che non ti hanno detto. Ma perché non per malizia, perché ah guarda, siamo stronzi così, quelli non sono buoni. No, ma perché semplicemente uno non ci pensa. Io quando faccio il video, ho fatto il video su come cambiare i tasti nella chitarra, non ci penso proprio a ditte né per filo e per segno come eseguire una rettifica. L'ho sbolognato in 5 minuti, cioè capiscilo da solo, cioè, ti ho detto l'essenziale, l'importante è quello. È un video che serve per intrattenere per lo più, è un tutorial, non è una lezione, è un medium diverso, è un tipo di formato, proprio di format diverso rispetto alla lezione. È chiaro che non te spiegherò tutto quanto. E come io, così gli altri, Crimson Custom Guitar, che è un canale che io adoro, loro fanno un sacco di cose spettacolari, ci sta Ben Chrome, ogni tanto tira fuori qualche cosa folle, ma non spiega tutto quello che fa, spiega un pochino sì il suo ragionamento, un po' quello che ha fatto, illustra quello che ha fatto, ma non ti insegna quello che fa, è diverso. Insegnare a fare qualcosa e spiegare quello che hai fatto è diverso. Io ti faccio vedere quello che faccio, ma non ti spiego, non ti insegno a farlo su YouTube. Facci caso, perché non mi interessa. Il motivo dei miei video è quello di intrattenere. Io li faccio per passione, è chiaro, se no non li facevo proprio. Ma è più per intrattenere. È una specie, diciamo, di vetrina, per così dire. Perché, come per molti che fanno un sacco di argomenti simili, per esempio io vedo un sacco di video in cui modificano macchine, seguo Mighty Car Mods, mi piace un sacco perché mi piacciono le automobili, mi piace insomma guidare, insomma, mi sento interessato a quel tipo di ambiente, però non mi metterei mai, ci metterei mai le mani su una macchina, cioè so muovermi all'interno di un cofano di una macchina, so riconoscere le varie parti di un motore eccetera. So anche cambia l'olio alla mia macchina, ma non me ci metterei mai a lavorare su un motore, perché non sono pratico. Cioè nel momento in cui ci metto le mani, troverei un sacco di cose che sicuramente loro non mi hanno detto, ma perché non è il loro obiettivo quello. Loro ti spiegano e ti illustrano quello che stanno facendo e poi basta, per intrattenere. E quella è una specie di vetrina, capito? Io ti faccio vedere come lavoro, faccio vedere quello che faccio, e così se poi tu vedi che io lavoro bene, magari mi porti pure la chitarra. Ed è successo più volte, molti clienti mi hanno beccato su YouTube, capito? Per esempio uno mi ha commentato l'altro giorno chiedendomi se ero di Roma, proprio perché, oh, guarda, volevo portare una chitarra. Chiaramente, siccome siamo quarantenne, ho detto, guarda, ce li sentimo appena finisce sto discorso, ma così, capito? Pure gli altri liutai fanno la stessa cosa. E quando ti farei una domanda poi, se ci sono tutte queste risorse gratuite appunto, perché allora dovresti comprare video di Frutua? Cioè, che ti danno in più i video di Frutua rispetto ai video dei liutai americani che ti spiegano tutto per filo e per segno? Le stesse cose che ti danno i video miei, perché io ti spiego davvero tutti i dettagli
relativi a un determinato lavoro. In un video, appunto, io ho fatto un videocorso appunto solo sulla rettifica e dura 1 ora e 15. Ma è chiaro, io con 1 ora e 15 ti spiego molto più dei 5 minuti all'interno del video. È ovvio, ti spiego tutto quello che mi può venire in mente, ma anche perché sto con un mindset diverso. Il mio obiettivo all'interno di un video di YouTube, come ti ho detto, non è fare il video per spiegare, fare la lezione, ma è intrattenere. Quando voglio intrattenere, ho un mindset diverso, do per scontato un sacco di cose e salto un sacco di roba perché ho davanti un pubblico che potrebbe essere sia esperto sia estremamente principiante, quindi che non, veramente non sa un cazzo sull'argomento. Quando invece mi trovo in fare una lezione, siccome io pure poi insegno anche come lavoro, sono un insegnante privato, sono un mindset diverso, so che la persona che mi sta davanti non sa un cazzo dell'argomento che sto trattando. È chiaro che io gli devo spiegare tutto, anche le cose che per me sono ovvie, perché per lui non lo saranno. Per esempio, per me è ovvio l'ordine con cui bisogna seguire un setup su una chitarra, quindi che cosa viene prima, intonazione, altezza delle corde, trastrod, eccetera. Ma per qualcun altro potrebbe non esserlo. Ma perché? Perché io ci lavoro da anni e quindi l'ho studiato e poi l'ho sperimentato. Ma te magari no, capito? E quella è la differenza. È lo stesso motivo per cui appunto compreresti i corsi di Frutua, perché lui là ti sta insegnando. Ora, il motivo per cui dovresti comprare i miei, perché secondo me i miei sono un pochino più abbordabili come prezzo, perché Frutua immagino ti faccia pagare pure un bel po', come tanti altri liutai, e da una parte ha buona ragione, perché se loro ti fanno venire nel loro laboratorio, chiaramente c'hanno un sacco di, devo pagare assicurazioni, cose, robe, c'hanno un sacco di spese, eccetera, la corrente, eccetera. Quando io invece faccio un videocorso, una volta che ho messo là, sta là, e quindi te lo posso fare a un prezzo più economico. Una lezione privata, a parte che appunto secondo me ha un valore aggiunto per il fatto che è 1 a 1, per me è molto più comoda, perché non mi devo neanche spostare dalla mia abitazione. E là, diciamo, il valore aggiunto del fatto di avere Docety come piattaforma più, invece di andare da un liutaio, perché puoi in maniera più diretta avere un rapporto con una persona in maniera più comoda, ma chiaramente ha anche degli svantaggi, perché per esempio io ti posso spiegare come usare un utensile, tu puoi farmi vedere come lo utilizzi, ma io non posso fisicamente spostarti la mano per correggerti, capito? Io posso farti vedere come fare, posso dire guarda così è giusto, così no, sposta un po' la mano più in là, però non posso fisicamente spostarti. Stessa cosa per esempio per una lezione di chitarra. Io do lezioni di chitarra e quando uno studente sbaglia una posizione, io fisicamente gli sposto la mano, dico guarda è così, cioè non mettete così, mettete così, prima io faccio vedere, quando vedo che non la capisce dico no, guarda sposta un po' più così, e lui dice ah ho capito, capito? Quella è la differenza. Ma per quello, tra l'altro, quello che chiedo su Docety non è un prezzo folle, non è inabbordabile, anzi è molto conveniente se tu poi ti fai i conti con quanto costa un corso di liuteria. E un corso di liuteria, di quelli che va lì e costruisci una chitarra, poi sì, ti lascia con le conoscenze della costruzione di una chitarra, ma non ti spiega niente. Non ti fa diventare un liutaio. Non ti spiega come lavorare, perché il lavoro del liutaio ha un sacco di sfaccettature che manco in quei corsi ti spiegano, almeno non in tutti. Perché il loro obiettivo non è quello di farti lavorare come liutaio tante volte, il loro obiettivo è quello di farti appunto costruire una chitarra. Poi magari tu in quel periodo sarai in grado di imparare a lavorare come liutaio perché hai sperimentato, eccetera, hai tratto le tue conclusioni. Stessa cosa che faresti facendolo da solo, l'unica cosa lo fai più in fretta, tutto qui, perché c'è una persona accanto che dice no guarda questo lo fai così. Però ma non necessariamente poi te lo spiega, capito? Magari te lo spiega, ma poi tu ci trai altre conclusioni. Insomma, il lavoro, il corso di per sé ha il valore di farti progredire più in fretta, però poi comunque ci vuole del lavoro in più. E diciamo il discorso è sempre quello, anche per un corso universitario. Io effettivamente potrei imparare le stesse cose che ho imparato nel mio corso di biotecnologie, però magari ci metto 20 anni invece che 3 anni. Del triennale, capito? Quindi per tirare un pochino le somme di sto sproloquio che è durato pure troppo, quindi lo taglio qui. Perché dovresti comprare i miei videocorsi? Perché secondo me hanno del valore
molto più di un sacco di corsi di liuteria, perché uno sono molto più abbordabili a livello di costo e non per questo sono meno, hanno una qualità minore, ma anche perché ti insegnano veramente a fare il liutaio. Io ti insegno a fare il liutaio, a lavorare, cosa che non tanti fanno, te lo posso assicurare. Sui video di YouTube non lo fanno perché non gli conviene, come ho già detto prima, e manco ci stanno a pensare. Lo fanno proprio così, non è quello lo scopo del video di YouTube. È una vetrina, un modo per far vedere al cliente come lavori anche, al far vedere agli altri come lavori, per pubblicizzare la tua attività. Crimson Custom Guitar è diventata così famosa anche grazie al canale YouTube. Ovviamente perché sono estremamente capaci, cioè i liutai che hanno lì sono veramente veramente bravi. Ma non necessariamente è dovuto solo a quello, perché molto di quello che hanno fatto hanno avuto un'enorme presenza online e quindi sono diventati estremamente famosi anche per quel motivo. Hanno potuto aprire uno shop in cui vendono materiali, utensili e cose del genere. Ma un'altra cosa su cui ti vorrei lasciare, diciamo, è questa. Considera una cosa. Ora, io e te probabilmente sappiamo l'inglese abbastanza bene da comprendere ogni singola parola che dice un Ben Crow o qualche altro comunque liutaio che non parla italiano. Ma non tutti sono in grado di fare questa cosa. Allora, una risorsa di quel tipo, come appunto può essere la mia, o quella di Frudua, o quella di altri, è necessaria per questo motivo, perché per superare la barriera linguistica. Poi probabilmente io e altri abbiamo dei metodi diversi, ma non per questo un metodo è migliore di un altro. E poi comunque ti ripeto, Frutua se li fa pagare pure un bel po' i corsi, quindi io un pochino di meno. E come io ripeto, Frutua non so quanto si fa pagare le lezioni a uno, ma dubito siano a 25 euro all'ora, ne dubito fortemente. Comunque, io spero questo abbia risposto a sta domanda, spero sia stato interessante per qualcuno di voi e magari in dubbio sul perché, sul se acquistare un videocorso, eccetera, o sul venire a lezione, eccetera. E io vi dirò pure questa cosa, se vi interessa appunto, io oggi dalle 14 alle 15 sarò in live con altri coach di Doceti, sul Doceti Caffè, vi lascio il link in descrizione, e lì parleremo pure un po' delle nostre attività, di quello che facciamo su Doceti, del perché qualcuno dovrebbe venire a fare una lezione con noi, perché comprare da noi, perché comprare i nostri prodotti. E vi interessa? Venite lì sul Dolce di Caffè, parleremo anche di quello probabilmente. Quindi io spero questo video sia stato interessante e bella raga, se vediamo oggi su Dolce di